Un anno e mezzo fa eravamo qui sul viadotto Sant'Onofrio dell'A24 per raccontarvi l'inizio di lavori su un tratto di autostrada molto delicato. Il cantiere si trova infatti in corrispondenza del casello di Torninparte, in pieno cratere sismico dell'Aquila e in una zona di alta montagna a ben 1100 metri sul livello del mare. Qui, con le demolizioni dei vecchi viadotti, è stato dato il via alla trasformazione dell'A24, così da realizzare la messa in sicurezza sismica definitiva. Dopo quasi 20 mesi di lavori, siamo arrivati al momento delicatissimo delle prove di carico. Un vero e proprio stress test dell'opera, che serve per verificare come si comporta la struttura e come reagisce a carichi anche 10 volte superiori a quelli che dovrà affrontare normalmente. Abbiamo completato la carreggiata ovest del viadotto Sant'Onofrio e prima di riaprire alla circolazione eseguiamo delle prove di carico sul viadotto facendo transitare le camion che pesano 40 tonnellate l'uno fino a 10 mezzi contemporaneamente su quest'opera per un carico massimo di 400 tonnellate, come se mettessimo 130 veicoli su quest'opera, oppure è come se caricassimo con oltre 20 pullman a pieno carico. E questo serve per raggiungere le massime sollecitazioni dell'opera e verificare effettivamente che il comportamento di quest'opera sia quello desiderato e previsto. Alle prove di carico di oggi erano presenti anche l'amministratore delegato di Strada dei Parchi, l'ingegner Riccardo Mollo, e il professor Achille Paolone, direttore del Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica della Facoltà di Ingegneria dell'Università La Sapienza di Roma. Questo ponte è stato adeguato alle normative attuali, operando una completa sostituzione della parte orizzontale dell'opera. Anche se si trova nello stesso punto e dalla stessa dimensione, il viadotto che vediamo oggi non ha quasi più nulla del vecchio Sant'Onofrio. Non solo sono state rinforzate le pile, ma le vecchie travi in calcestruzzo da oltre 9 tonnellate sono state rimosse e sostituite da una moderna struttura in acciaio Corten. Il nuovo impalcato, più leggero ed elastico, è anche dotato di dispositivi di dissipazione sismica. Sono piazzati sotto le travi e permetteranno di assorbire l'energia generata dal terremoto. Non ci sono più i giunti trasversali dove si incontrano le due campate dell'autostrada, ma una sola, grande e senza interruzioni. Ciò migliora il comportamento strutturale dell'opera, ma soprattutto il comfort dei viaggiatori. Dopo tanto lavoro, oggi il Sant'Onofrio è il primo viadotto delle autostrade A24 e A25 completamente antisismico. Un passo avanti importante per la sicurezza.